Questo è il nostro media center, ci stiamo preparando alla diretta Facebook che trasmetteremo sulla nostra pagina per aggiornare tutti quelli che ci seguono sulle evoluzioni, sui dati che man mano arriveranno. Stavo sistemando la nostra mascotte che è D'Alema. Il vostro totem? Sì, lui sta sempre con noi, ci osserva per capire cosa non dobbiamo fare, lo guardiamo ogni tanto. Lo stato d'animo, la calma davanti alla tempesta. Io sono convinto che il 3% lo passiamo anche bene. Sì, ce la facciamo sicuramente. In realtà al di là del risultato ce l'abbiamo già fatta, perché già quello che abbiamo raggiunto nel creare questa cosa già è un risultato. È nata una cosa che nessuno si immaginava potesse succedere e soprattutto è nata una storia di sinistra che non esisteva più. La tensione è tanta e c'è... E non vediamo l'ora, mi sembra veramente di aspettare la mezzanotte a Capodanno, non vedo l'ora che si aprono le danze, poi sarà una notte lunga. Vediamo il secondo cartello con gli altri partiti. Abbiamo lavorato bene, il traguardo a casa lo porteremo anche perché non ci interessa fare il 3%, al di là del risultato il nostro lavoro lo continueremo a fare come abbiamo fatto e come faremo. Perché siamo partiti da zero, e da questo siamo partiti e adesso ci stanno. I primi sondaggi post voto che ci danno una forbice tra l'1,4 e il 2%, che è già un miracolo per dove siamo partiti. Non sono abituato a ragionare in termini di percentuali, sono abituato a ragionare in termini di votanti e penso che sia l'1,5 sia il 2, parliamo di centinaia di migliaia di voti. Lottare, creare, potere popolare! Abbiamo potere al popolo, al 1,2. Il dato della precedente proiezione. In due mesi 500.000 persone hanno deciso di votare potere al popolo. Ripeto, è un ottimo dato di partenza. Effettivamente è un'impresa perché in due mesi senza soldi, senza grandi sponsor, senza grandi nomi a supporto, senza la visibilità mediatica che tanti invece hanno perché sono i partiti, no, dalle percentuali a doppia cifra. Effettivamente siamo riusciti in quello che è un mezzo miracolo. I primi dati che ci arrivano ci consegnano esattamente quello che temevamo, cioè un paese che sta lentamente e inesorabilmente scivolando verso destra. Il potere al popolo era l'unica vera novità in questo triste scenario elettorale e Napoli ha rappresentato un'anomalia nello scenario del paese, lo ha dimostrato anche nella capacità dei movimenti di ricostruire una capacità di risposta nei territori, la capacità di costruire veramente quella che per noi è la vera democrazia, la partecipazione diretta dei cittadini che si prendono cura e costruiscono comunità nel proprio territorio, che rispondono alla crisi costruendo ambulatori popolari, sportelli legali, doposcuola, asili, la possibilità a tutti di avere accesso ai servizi. È per questo che il 18 ci rivedremo a Roma per continuare a discutere e a programmare le prossime iniziative, perché questo progetto ha lanciato un sogno collettivo che non morirà adesso, ma che anzi continuerà con più forza a vivere e a trasmettersi nei territori, avendo il tempo di comunicarlo a tutte le milioni di persone che non hanno nemmeno avuto modo di conoscere della nostra esistenza.